Saranno tre i poli specialistici pediatrici in Puglia, uno al nord, quello relativo agli ospedali riuniti di Foggia, uno al centro, nel polo pediatrico del Giovanni Paolo di Bari e poi uno al sud, il polo pediatrico del Salento che sorgerà a Lecce, lo ha assicurato il direttore generale dell'ASL Rodolfo Rollo nel corso di un incontro al quale hanno preso parte alcuni rappresentanti delle associazioni aderenti alla rete sociale Solo per Loro. Il direttore dell'ASL Salentina ha delineato un articolato cronoprogramma che prevede entro il prossimo 14 di novembre la consegna dello studio fattibile tecnico-economico, una grande notizia per tutte le associazioni che da anni portano avanti questa battaglia. Ovviamente sì, abbiamo avuto un incontro con il direttore generale la scorsa settimana e abbiamo avuto delle assicurazioni in questo senso. Noi ribadiamo l'importanza di non perdere tempo, di avere pronto un piano di fattibilità, uno studio di fattibilità per la ristrutturazione di tutto il secondo piano del Vito Fazzi attuale, perché mai come in questo momento si possono sfruttare i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e per il quale però occorre lo studio di fattibilità. Noi siamo convinti che il polo pediatrico possa rientrare fra gli obiettivi strategici di cui anche il Presidente Draghi sta parlando, anche perché non dimentichiamoci che in questo ci sono anche i famosi goal map, i 17 obiettivi macro previsti per un futuro sostenibile, no? E nei quali rientra assolutamente la sanità e quindi livelli assistenziali minimi per tutti, per tutte le persone, e soprattutto l'abbattimento delle diseguaglianze, e in questo sicuramente noi del Salento abbiamo ampi margini di miglioramento.